Ragazzi, siamo arrivati al dolce. Oggi realizziamo una mousse al cioccolato con il cioccolato a Carigua 70% di Weiss. La andiamo a accompagnare con una collina di lampone e un croccante di Giorda. Per prima cosa andiamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Poi andiamo a pesare le uova. Utilizziamo 200 g di tuorli e 200 g di uova intere. Andiamo a mettere le nostre uova in planetaria e le facciamo girare a velocità 1. Nel frattempo prendiamo 300 g di zucchero e le andiamo a mettere sul fuoco. Aggiungiamo 100 g d'acqua e portiamo a 121 gradi il composto. Ok, abbiamo raggiunto i 121 gradi, quindi ora andiamo a mettere la nostra planetaria al massimo e versiamo il composto all'interno. Questo servirà a pastorizzare l'uovo. Ora andremo a far girare la nostra planetaria finché il composto non sarà ben montato e spumoso e sarà diventato freddo. A quel punto andremo a incorporare il nostro cioccolato fuso. Ora iniziamo a montare la panna che andremo ad amalgamare una volta che l'uovo sarà mischiato con il cioccolato. Montiamo una panna come si faceva una volta, a mano. Vai Rodri. Il nostro cioccolato è fuso, la pata bomb è quasi pronta, ha triplicato il suo volume, deve ancora raffreddarsi un pochino e Rodrigo ha quasi terminato di montare la panna. Eccoci. La nostra pata bomb è pronta, è ben montata, lo vedete perché rimane attaccata alla nostra frusta e ora non ci resta che unire i tre composti. Per prima cosa andiamo a unire il cioccolato alla nostra pata bomb, mischiando sempre dal basso verso l'alto. Ora spostiamo il nostro composto nella boule e ora andiamo a incorporare la panna semimontata, sempre mischiando dal basso verso l'altro. Si mischia in questa maniera per non andare a smontare il nostro composto, la nostra mousse. Ora andiamo a svuotare il nostro composto all'interno di una ciotola e andremo a farlo riposare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servirlo. Siamo pronti per impiattare. Andiamo a mettere come base della nostra mousse al cioccolato un crumble ai frutti rossi. Decoriamo il nostro piatto con un coulis ai lamponi, 100% lampone non zuccherato, sarà il contrasto di acidità che andrà a completare, a compensare la grassezza della nostra mousse al cioccolato. E completiamo il piatto con un crumble al caramello salato. Ed ecco a voi il nostro dolce per il menù di Pasqua.